Inaugurata domenica 17 giugno a San Leo, la mostra delle opere del maestro Fernando Gualtieri, collezione da Parigi. 10 anni fa, nel 2002, è stato creato il Museo Gualtieri, lo splendore del Reale a Talamello, il paese delle origini del maestro. Il sogno dell'artista era di far conoscere altre opere più recenti, di ispirazione diversa, in una località vicina al suo museo. Il Museo di Talamello, il splendore del Reale, è stato creato 10 anni fa e qui è un'altra faccenda dell'arte di Fernando con altri soggetti, la collezione da Parigi e una collezione orientale. Così speriamo che Talamello e San Leo lavorano insieme per unire la diffusione di tutta l'arte di Fernando nella Val Marecchia e nel Montefeltro. E Talamello è stato la radice che ha fatto conoscere Gualtieri nella Romagna e San Leo speriamo assumerà la perennità. San Leo, questo luogo maestoso, si sposa magnificamente con la pura bellezza della Val Marecchia. Nello storico Palazzo Mendicio di San Leo, in esposizione le opere della Galleria Parigina e quelle dedicate alle figure femminili della collezione orientale. La mostra di San Leo, il Museo Gualtieri e lo splendore del Reale saranno punti di arrivo di un circuito d'arte che passerà anche per San Marino. Oggi è un'altra interessante giornata qui a San Leo. Abbiamo pensato di dedicare a Maestro Gualtieri anche noi una parte della città di San Leo. Questa mostra è temporanea, è una mostra corposa, molto, molto interessante e va così a gemellarsi con altre realtà museali o comunque espositive che hanno accolto il maestro. Per primo Talamello con il suo storico museo. 10 anni quest'anno, poi in successione l'ambasciata italiana a San Marino, la prefettura di Rimini e altri luoghi che hanno ospitato le opere interessantissime di Gualtieri. È una bella giornata, ci sembra che l'operazione sia stata gradita.